Sono stata alle porte del cielo e dell'inferno. Questa è la straordinaria testimonianza di Gloria Polo, che ha reso qui a Roccella presso l'Auditorium Unità d'Italia, organizzata dalla parrocchia di San Nicola di Bari, alla presenza di sacerdoti, Padre Francesco e davanti a una platea attenta ed emozionata. Gloria è rimasta carbonizzata da un fulmine, era clinicamente morta e sarebbe andata all'inferno se Dio non le avesse concesso una seconda possibilità. Nella sua infinita misericordia l'ha concesso di tornare in vita con un corpo rinnovato e le ha affidato una missione dicendole: tu stai per tornare sulla terra e darai la tua testimonianza non mille, ma mille volte mille. Il 5 maggio 1995, nei pressi della Biblioteca Nazionale di Bogotà, la dentista colombiana Gloria Polo, che vedete qui, venne centrata da un fulmine e rimase folgorata. La scarica elettrica che colpì Gloria entrò nel braccio sinistro e uscì dal piede destro, seguendo quindi un percorso verticale, interessò le strutture assiali del corpo, cioè i muscoli respiratori, il cuore e il sistema nervoso centrale, provocando asistolia, che è un particolare tipo di arresto cardiaco, e paralisi dei muscoli respiratori. Gloria rimase quindi in arresto cardiorespiratorio. Nelle vittime da danno elettrico, da folgore, spesso l'automatismo cardiaco si ripristina spontaneamente, con ritmo perfusivo, ma lo spasmo dei muscoli respiratori può impedire la respirazione. Per cui i polmoni hanno bisogno di ventilazione assistita per evitare l'ipossia, cioè la mancanza di ossigeno, e un secondario arresto cardiaco per fibrillazione ventricolare, un tipo di arresto cardiaco che è defibrillabile, mentre il primo no. Quando, dopo ben due interminabili ore nelle quali Gloria era a terra, vennero tentate le prime manovre rianimative dall'equipe guidata dal medico internista Nairo Cano, Gloria era in arresto cardiorespiratorio da un tempo imprecisato. Non abbiamo la certezza, non sappiamo da quanto tempo, ma certamente per 4 minuti è stata in arresto cardiorespiratorio, gli altri minuti non lo sappiamo, un mistero di Dio. Dopo 4 minuti, allora, dall'intervento di Nairo Cano, Gloria riprese il battito cardiaco e la respirazione spontanei. Pur rimanendo però critica la sua situazione clinica, avendo subito un trauma multisistemico e delle gravissime ustioni, non solo esterne, come solitamente avviene, ma anche interne. Rendo grazie a Dio perché mi permette di condividere con voi questo meraviglioso regalo che il Signore mi diede. Il 5 de maggio del 95. Il 5 maggio del 1995. Ese día era viernes, llovía muchísimo. Quel giorno era un venerdì e stava piovendo moltissimo. Llegamos a la Universidad Nacional, mi marido, mi sobrino y yo. E giungemmo all'Università Nazionale, io, mio marito e mio nipote. Mi sobrino y yo hacíamos una especialización en odontología. Io e mio nipote stavamo facendo una specializzazione in odontoiatria. Cuando nos dirigíamos a la facultad de odontología. E mentre stavamo dirigendoci alla facoltà di odontoiatria, nos cayó un rayo. Ci cadde addosso un fulmine. Quedamos sin vida mi sobrino y yo. E io e mio nipote rimanemmo privi di segni vitali. Yo no sentí nada, a mí no me dolió ni escuché el rayo. Io non sentii nulla, a me non provai alcun dolore, non sentii il fulmine. Cuando cae el rayo? Quando cade il fulmine? Me vi envuelta en un amor, en una paz. Mi vidi avvolta in un amore, in una pace. En un gozo, en una felicidad indescriptible. In una gioia, in una felicità indescrivibile. Había una gran luz viva como un sol, de ahí bajaban rayos de amor que caían sobre mí y sobre toda la creación. C'era una grande luce viva, da lì scendevano raggi di vita che scendevano su tutta la creazione.
Yo estaba libre del tiempo, libre del espacio, en una plenitud de amor indescriptible. Io ero libera del tempo, dello spazio, in una pienezza di vita indescrivibile. En esa paz y en ese gozo. E in questa pace e in questa gioia. Veía a toda la humanidad al mismo instante. Vedevo allo stesso istante a tutta l'umanità. Les veía en su interior. E vedevo la loro interiorità. Era aterrador ver las almas en pecado mortal. Ed era terrificante poter vedere le anime in peccato mortale. Son monstruosas. Sono mostruose. Aterradoras, huelen putrefacto. Terrificante, puzzano di putrefazione. Los pecados son vivos. I peccati sono vivi. Y entran dentro de las personas. Entrano dentro le persone. Las personas estaban llenas de pecado, encarceladas dentro de sí mismas. E le persone erano piene di peccato, incarcerate dentro se stesse. Anestesiadas en los deleites que da el demonio para tener a las almas atrapadas. Anestetizzati nei diletti che dà il demonio per tenere queste anime anestetizzate e intrappolate.